Amici di Studio 100 by Night, ben ritrovati. Quest'oggi ci troviamo nei pressi dell'Istituto Archimede di Taranto, dove People presenta una conoscenza approfondita con una persona squisita, deliziosa. Molti di voi la conosceranno, per chi non la conosce la conoscerà. Si tratta del preside Adolfo Viglione, che va in pensione. Noi non siamo mancati a questo appuntamento, seguiteci. Imperativo categorico di questa intervista è darci del tu. Possiamo farlo? Certamente, certamente. Nome? Adolfo. Cognome? Viglione. Professione? Ma domani non lo saprò dire, oggi dico dirigente scolastico. Preside o dirigente scolastico? Preside. Anni? Scostumato. 67. Segno zodiacale? Gemelli. Segni particolari? Bellissimo. Hobby? Basket. Come ti definisci? Ma adesso si usa dire una persona solare. Spero di essere una persona dotata di buona comunicazione. Quali sono le materie scolastiche che preferivi? Quelle che poi non ho preso all'università. Io preferivo storia dell'arte e latino. Ho studiato matematica. Quali sono le materie con le quali non hai o non avevi un buon rapporto? Storia e filosofia. La persona più importante della tua vita? Non posso rispondere perché sono almeno tre. Tuo nemico acerrimo? Ma un mio nemico acerrimo ne ho avuti pochi. Ne ho uno all'interno qui della scuola che quindi non credo vedrò stamattina. E poi una nemica acerrima che invece, pur essendo andata in pensione, viene a salutarmi perché ci siamo ritrovati. Ultimo libro letto? L'abbecedario delle scuole elementari. Ultimo film visto? Gomorra. La canzone preferita? My Way. Piatto preferito? Tutto ciò che è a base di pasta, soprattutto se rossa. È l'unico posto dove sono rosso, a tavola. Era il lontano? Le date sono, 1968 sono entrato all'Archimede, 1969 definitivamente, 1985 ho cominciato a fare il preside, 1990 il preside a Taranto. Collaboratori da ricordare in tutto questo periodo? Particolarmente, e quando lo nomino mi commuovo, Nino Giunta, il vicepreside che trovai in questa scuola e che il primo giorno mi disse: stammi vicino perché tu diventerai il preside di questa scuola. Poi il professor Grifoni, il mio vicepreside, Antonio Fico, quello che era considerato il mio più caro amico, e poi come presidi di altre scuole il preside di Monza, il preside di Corato, il preside di Grottaglie e Gidio Lenti. Episodi degni di considerazione. Cioè, qua se ne va tutta la notte per la trasmissione, ce ne sono tanti. Da dimenticare? Li ho già dimenticati, quindi non posso ricordarli in questo momento. Perché essere alunno dell'Archimede? Tante volte me lo sono chiesto. Sicuramente, forse la risposta l'ho avuta in un regalo che ho avuto ieri da un ragazzo di 25 anni fa che ha detto: l'Archimede mi ha insegnato a lavorare, ma mi ha insegnato anche a vivere. Nomi o cognomi di alunni meritevoli? Ricchiuti, ne ricordo uno straordinario, Ricchiuti, bravissimo. I gemelli Benda. Uno che insegna adesso qui, che rappresenta una storia particolare, forse una delle più belle storie vissute all'interno della scuola, che si chiama Piero Cristofalo. Adolfo, che cosa è cambiato nella scuola da 30 anni a questa parte? Purtroppo la scuola è peggiorata. È cambiato istituzionalmente anche un bene, che non è più scuola di elite ma è scuola di massa. Però forse anche alcune leggi giuste, moralmente giuste, nell'applicazione hanno messo in ginocchio la scuola. Vedi l'obbligo scolastico. Cosa dovrebbe cambiare nel sistema scolastico? Ma forse riuscire ad avere finalmente un buon ministro della pubblica istruzione, perché ne abbiamo perso memoria e tracce. Se fossi tu ministro della pubblica istruzione, cosa faresti per la scuola? La scuola si aggiusterebbe. No, scherzo. No, se fossi ministro della pubblica istruzione valorizzerei quello che da tanti anni viene predicato e che non viene realizzato. L'alternanza scuola-lavoro, ma soprattutto investirei di più sulla scuola. Mentre invece già con questo governo già si preannuncia un ulteriore taglio alla scuola. Quali sono gli strumenti che i docenti dovrebbero utilizzare maggiormente nella scuola? Bastano due cose, il segreto di Pulcinella, l'amore e il dialogo. Quanto c'entra la politica nella scuola? Per me niente. E mi fermo qua. Chi hai da ringraziare nella tua vita a livello professionale? Beh, a livello professionale, l'ho detto prima, ho fatto un nome prima, Nino Giunta, il fondatore di questa scuola, che peraltro era anche mio zio, il preside Spalletta, che veramente ha insegnato tanto. Ma poi io credo che noi prendiamo gli insegnamenti anche dalle persone che ci sembra che non ci stiano insegnando niente.
quindi credo di poter ringraziare tutti. Adolfo, questa intervista sta per terminare. Rivolgi un saluto ai tuoi alunni. Vi ho voluto bene. Un saluto ai tuoi docenti. Vi ho voluto bene. Qual è il criterio con il quale viene prescelto un dirigente scolastico? Ma purtroppo il concorso. Purtroppo il concorso. Il concorso è sempre una lotteria. E invece dovrebbero essere altri parametri, ma andiamo sull'utopia, insomma. Il concorso rimane questo. Quali dovranno essere le caratteristiche del tuo successore? Ho perso tanto tempo a fare l'identikit del mio successore. Mi restano altri 2 mesi per pensarci. Vogliamo fargli una raccomandazione nel frattempo, un consiglio? Tenere presente che l'obiettivo non è prendere la maturità o i voti alla maturità. L'obiettivo è creare le premesse perché i ragazzi vadano a lavorare in virtù del titolo di studio conseguito. Facciamogli un augurio. Auguri. Facciamo un augurio a te. Spero di trovare qualche cosa che mi tenga occupato, perché altrimenti si rimbambisce facile. Un saluto e un augurio ai tuoi cari. Non c'è bisogno, ce l'ho sempre con me. Grazie per essere stato con noi, in bocca al lupo, sempre giovane, in gamba, forte, dinamico, eccellente. Complimenti Adolfo Viglione, grazie. Grazie. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it. Un saluto al nostro preside, un preside da 18 anni che è qui, che ha diretto la scuola per tutto questo periodo di grande trasformazione, di grande impegno, che ci ha consentito di lavorare bene e di far sì che noi e la scuola abbia tenuto il passo con i tempi, rimanendo sempre in prima fila. Accogliendo tutte le innovazioni che ci sono state, riuscendo a gestire nonostante le molte difficoltà che abbiamo incontrato. Questo grazie appunto al nostro dirigente, che ha saputo con le sue capacità dirigenziali, con la capacità di valorizzare il personale che è qui presente nella scuola, ha saputo conseguire quegli obiettivi che hanno qualificato tutta la sua azione di dirigente scolastico. Ho voluto essere presente in un momento in cui la scuola si riunisce per ringraziarlo per i suoi anni trascorsi in questo istituto nella sua qualità di preside. È un saluto di commiato, perché tutti sanno che il preside Adolfo lascia la scuola. È un momento significativo per la vita di una persona che ha dedicato tutta la sua esistenza alla scuola. È uno dei momenti delicati in cui credo che gli amici debbano stringersi intorno per incoraggiarlo, perché quando si viene meno ad un impegno che ha monopolizzato tutte le energie, si può correre il rischio di pensare che insomma ormai è finita, e invece bisogna suggerire sempre nuovi motivi di speranza e di impegno, e l'amicizia può essere una occasione opportuna per andare in questa direzione. Eccellenza, la scuola come luogo di aggregazione, come luogo di insegnamento, quale messaggio vogliamo dare ai giovani di oggi? Ma i giovani oggi vanno aiutati, vanno compresi, e devono essere non tanto fatti oggetto di indagini sociologiche su di loro, ma devono essere compresi ed aiutati effettivamente nei loro bisogni. Io non credo che i giovani di oggi siano più cattivi di quelli di ieri, ritengono soltanto che siano diversi da quello che eravamo noi. Però siamo noi adulti il problema dei giovani, non sono i giovani che sono problema per noi adulti, siamo noi adulti che siamo problema per loro, perché non sempre riusciamo a essere all'altezza delle nostre responsabilità. La scuola dovrebbe riscoprire sempre di più la sua missione educativa, non soltanto luogo di informazione, luogo di riciclaggio di un sapere asettico, ma luogo dove insieme alla informazione scientifica venga data anche educazione umana. To say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blow. And did it more.
È stato un papà che di migliori non ne potevamo immaginare. Una giornata come questa lui la merita perché ha dato tutto per questa scuola. Io sono appena arrivato da Bologna, ho fatto un lungo viaggio ma non potevo mancare. Lui è straordinario, già mi sto emozionando, quindi saluto a Raffaele che avrebbe voluto essere qua però è impegnato per lavoro a Genova. E quindi verrà domani in ritardo, però darà un bacio domani a papà per questa, in occasione di questa giornata. Da piccolo quando mi chiedevano chi sposerei da grande rispondevo papà. Volevo dirgli che la risposta a distanza di anni non è cambiata. È un momento molto emozionante perché vedere qua tutte queste persone, mio padre così indaffarato, sono contento che in quello che ha fatto è riuscito molto bene. Sono fiero di lui e sono orgoglioso di avere un padre così che insomma, ha avuto così tanto successo. E credo che non è una cosa che sto dicendo perché sono di parte, perché sono il figlio, credo che oggi tutta questa gente lo dimostri. Ciao papà. Ciao papà e ciao Raffaele. Salutiamo con un applauso Adolfo Viglione. Sono sicuro che questa stessa invece ci sarà perdurata. Salutiamo Sua Eccellenza, Monsignor Benigno Papa. Buongiorno. Biagio Rubino. Il professor di Rito, vicepresidente. Uno dei momenti fondamentali della vita di tutti noi, così come lo è il cambio del dirigente scolastico, soprattutto nel caso del preside che da 18 anni ha diretto l'Archimede. L'Istituto Archimede è sempre al centro delle trasformazioni e mai ai margini delle stesse. Grazie preside. Aspetti di rapporto personale e professionale che è difficile trovare in altre situazioni. Non è comune a realtà lavorative così difficili, così complesse e soprattutto in un periodo di grande impegno, di grande difficoltà operativa come quello che abbiamo vissuto a partire dal 92 in poi. Resta nelle famiglie, nei giovani, nei docenti, nella storia stessa dell'Istituto, il ricordo di ciò che ha saputo offrire alle esigenze educative e formative del patrimonio culturale della città. Un bagaglio di valori, di guida, di esempio e di insegnamento. E per queste ragioni è un obbligo morale ed etico ringraziarla, signor Preside, per aver saputo rendere l'Archimede un istituto all'avanguardia, un simbolo, seguendo l'obiettivo di non rimanere impantanati nel passato, ma di guardare avanti, seguire i movimenti di una società in cambiamento. Ha sempre interpretato il suo ruolo in modo non troppo burocratico, cercando di vedere negli alunni prima di tutto dei giovani, con i bagagli, con i loro bisogni, le loro necessità e anche i loro errori da correggere. Ostacoli, riuscendo a trasformare ogni brillante idea in azione durante la sua lunga vita trascorsa nella scuola, sana, prospera e felice. So che il momento del distacco dall'attività lavorativa è un momento triste, lo stai vivendo forse meno intensamente degli altri perché devi farti forza ovviamente, in questo momento non deve essere tu quello che deve piangere.
stanno piangendo gli altri di affetto ovviamente. Io ti auguro di poter restare ancora in contatto con la scuola, nel senso che le capacità che hai mostrato, la tua abnegazione, anche il tuo sacrificio personale per molti aspetti, hai dovuto trascurare poi la famiglia per certe cose, che tutto questo resti patrimonio e non sia disperso col fatto che formalmente ti stacchi dal nostro mondo. Per quello che sarà possibile io cercherò di utilizzarti, io personalmente come preside, perché le esperienze, le capacità, tutto quello che hai saputo dare non resti calato nel vuoto. Ti abbraccio veramente con affetto e guarda, adesso mi mancherai perché non saprò più a chi rivolgermi con amore e tesoro. Di essere qui in questa festa sorpresa, che è un po' sorpresa anche per me in verità, però per essere una festa sorpresa devo dire è stata organizzata alla grande ed è giusto che sia così per un grande, per Adolfo, preside e uomo. So che Adolfo sta facendo l'impossibile per non commuoversi. Io so che sta facendo l'impossibile per appiccicare le lacrime agli occhi, perché lui, sportivo, goliardico, così disinvolto sopra le righe, mica può commuoversi fuori, ma dentro sta gonfiando e noi faremo di tutto affinché questa botte piena di commozione possa esplodere e venire fuori. Ed io proverò a metterci del mio, come si suole, no? Come duopo, e quindi sistemata bene, ancorché d'estate, ma insomma, garbata, diciamo così, secondo la mia idea. E vedo Adolfo, che non c'era chiaramente, manco se lo sognava ad aspettarmi, che con comodità viene non dal luogo dei giochi del padre, ma dalla spiaggia, col costume da bagno. Con la sabbia addosso, fresco come la neve, a me che di fresco avevo ben poco perché ero come, e senza dire sto qui così perché ho fatto prima, sono venuto prima, oh, tutto tranquillo, andiamo avanti alla manifestazione. Se la manifestazione finisce esattamente come era iniziata, cioè col costume da bagno, la sala, e allora mi sono detta: qua c'è qualcuno che sta fuori, nel senso, oppure c'è qualcuno che sta troppo dentro. E ho capito che aveva ragione lui. E perché aveva ragione lui? È perché la scuola è giovane, deve essere giovane dentro. È viva un uomo di 60 anni, 61, 62, 67, che riesce a essere giovane dentro. È viva. Per la pazienza che ha avuto fin qui, ma soprattutto per quello che avrà in futuro. L'importanza di questa giornata io desidero innanzitutto ringraziare il vicepresidente per l'invito che mi ha rivolto ad essere presente qui in un momento significativo per la vita dell'Istituto Arcimede, ma anche direi soprattutto per un momento significativo per la
vita di Adolfo Guglielmo, il preside di questa scuola. Sono presente, ho aderito volentieri all'invito per una testimonianza di amicizia che ho voluto rendere ad una persona che sappiamo, dovendo lasciare per raggiunti limiti di età la dirigenza di un istituto, vive un momento particolarmente nodale della sua vita, uno di quei momenti in cui tutte le persone che sono unite per vario titolo si rendono presenti per far sì che il passaggio da una condizione di vita ad un'altra condizione di vita avvenga nel modo più positivo e costruttivo possibile. Quindi vedo che questa esperienza che oggi ho avuto la possibilità di vivere insieme a voi, io la valuto come uno di quei segni di speranza che ci permettono di continuare a guardare nel futuro con ottimismo. Quando il preside Viglione iniziò ad insegnare, ci fu un gruppo di persone che sono presenti qui alla sua prima ora di lezione. E adesso seguono i riconoscimenti da parte delle ragazze del Cotignola. Ecco, guarda che il Cotignola, questo è una concezione delle circostanze di questi due partenari. Sono un ragazzo della serie Cotignola, elettrico e elettronico, e questo è un pensiero che è stato fatto dagli alunni appunto di questa scuola. Vi leggo soltanto una frase che riassume tutto l'impegno e tutti questi anni che ha lavorato con questo splendido professore, ma non solo, anche preside, è un uomo innanzitutto, a lui. Scusa, prima che dici, sì. voglio dire una cosa, che anche questo quadro ha un significato nella vita dell'Archimede. L'autore di questo quadro, che io apprezzo moltissimo, tanto che ne ho comprato uno, ce l'ho a casa, questo da non dirsi, è un ex docente dell'Archimede, Giovanni da Capuna. Se potessimo farvi un regalo davvero speciale, noi alunni ti regaleremo la possibilità di vedere con occhi altrui che persona speciale sei e sei stata. Buona pensione, signor Presidente, e godetela. Quei due signori con i capelli bianchi che sono venuti sono fra i miei primi alunni. Questo ragazzo, ho avuto alunno come preside, ma c'è suo padre, mi pare, là in fondo, eccolo lì, che è stato un mio alunno per due docente. Quindi che tu sei bravo. In rappresentanza del settore moda dell'Istituto Archimede di Taranto, chiamiamo Sara, che deve riconoscere al preside un omaggio floreale. Sono le ragazze del settore moda, sono il preside, che sono un po' per noi a fare questa promozione. Da parte dei rappresentanti del settore e quelle cose che piacciono a te. È una coppa che prendeva in una delle no, è la coppa dei campioni di calcio. Ecco, il preside di Lione, non so se riescono a vedere, stiamo cercando di trovare la telecamera, così magari la potranno vedere. Preside di Lione solleva la coppa dei campioni per il nostro campione, lo so.
Poi qui c'è l'immancabile Osvaldo, Vizzitelli, che a ogni persona che va in pensione lascia un suo ritratto personale. Un grande uomo può essere un buon preside, un grande preside non è sempre un buon uomo. Vabbè. E allora io spero di invitarmi a essere solamente un buon preside. I miei figli già se la stanno mangiando con gli occhi. L'unico pensiero che posso, indipendentemente da quanto dura questo pensiero, comunicare è quello di essere, io mi sono sempre ritenuto una persona fortunata e questa giornata testimonia ancora questo, ma non solo questa giornata, anche la mia vita all'Archimede, perché vedete io sono tre valori ho sempre portato avanti nella vita, li ho ritenuti proprio la fonte di ogni cosa della mia vita, che sono l'amicizia, la famiglia, il lavoro. Perché ho avuto il grande privilegio di potermi sentire qualche volta, magari senza dirlo per non eccedere in immodestia, di sentirlo come amico. E per me sentirmi amico, un vescovo, il vicepresidente per tanti anni della Conferenza Episcopale, uno dei più grandi biblisti del mondo, è per me un motivo di orgoglio del quale non riesco a capacitarmi. Quindi sono fortunato, ma la cosa più importante è che queste tre cose non sono tre cose isolate, tre cose che stanno a sé, ma sono tre cose che si vanno a intrecciare come in un puzzle meraviglioso, è l'incasellamento di queste tessere dura appunto da 40 anni. La famiglia e la scuola, è noto a tutti come il mio primo maestro. E una cosa resto io al primo posto, nel senso di appartenenza a questa scuola, nessuno potrà avere lo stesso senso di appartenenza, nessuno potrà volervi il bene che vi ho voluto io.
Adolfo penso che sia per me soprattutto un secondo padre, perché io quando sono diventato insegnante il primo preside che diciamo mi ha aperto la strada dalla mia vita scolastica da lui. E ogni giorno da quando sto in questa scuola, che sono i 2 anni, 5 minuti al giorno nella sua presidenza è meglio di un corso di aggiornamento di psicologia, di motivazione e di tutto, perché lui è una persona talmente eccezionale che riesce a trasmettere con lo sguardo, con le parole, con i gesti, con i sentimenti, quello che neanche un corso di 1000 ore può dare. È stato collega di mio padre, perché mio padre ha insegnato con lui per tanti anni, adesso mi ritrovo a essere stato collega anch'io come assistente tecnico con l'Archimede e festeggiare la sua pensione. Che dire, è l'uomo migliore che abbia mai conosciuto. Non so a dire altro, guarda, non c'è da dire altro. È stato veramente una persona molto vicina a tutti. Io poi particolarmente insegno una materia molto allegra, molto bella, e lui è molto vicino allo sport, anche perché ha la moglie che è una mia collega, poi c'ha i figli che si distinguono anche nella pallacanestro, per cui, ma non solamente con me, vedo che con tutti, è stato veramente una persona molto umana, e il che è una componente essenziale dell'uomo in genere, ed è una componente molto, infatti dicevo con una mia collega prima, nella vita è l'amore per le cose e per le persone che fa la differenza. Beh, io devo dire grazie al preside Viglione per tutto quello che mi ha consentito in questi anni di svolgere a Martina. Io direi solo questo a livello di ricordo e di riflessione. Il mio primo giorno come docente qui in questa scuola all'Archimede risale al 78 e trovai lui dietro una scrivania della vicepresidenza che metteva a suo agio subito un estraneo come ero io. E così è continuato il rapporto con me sino ad oggi. Mi ha dato ampia possibilità su Martina e credo sia quell'uomo della scuola, quel cosiddetto educatore, che oltre ad educare i ragazzi è riuscito a educare anche i docenti. Cosa lui ha sempre impartito? Ha anticipato quello che sono oggi i tempi dell'autonomia, cioè quello di poter delegare agli altri, avendo fiducia negli altri, perché crede nell'amicizia degli altri. E questo ci ha agevolato a tutti di poter lavorare. Penso che mancherà un grande uomo per l'Archimede, una pagina di storia scritta, e parafrasando, così facendo mia quella che è una citazione evangelica, noi ringraziamo Dio, come dice Sant'Agostino, per avercelo fatto conoscere, perché lui qui certamente ha lasciato un segno per tutti noi. È un'amicizia nata in ambito lavorativo. Con Adolfo abbiamo frequentato il liceo Archita, il nostro stesso istituto, però con anni di distanza, perché cronologicamente abbiamo 2 anni di differenza, per cui ci conoscevamo così nei corridoi ma non di persona. E ci siamo incontrati invece in ambito lavorativo quando siamo diventati entrambi presidi di un istituto professionale. E ci siamo imbarcati insieme con tanti altri presidi in una attività di formazione, quale quella del progetto 92, cioè innovazione dell'istruzione professionale. Ci abbiamo creduto, siamo stati i piazzisti dell'istruzione professionale di quegli anni, perché andavamo nelle varie scuole a comunicare tutte queste innovazioni, e quindi c'è stata una comunanza di idee, oltre che un rapporto proprio di amicizia creato proprio, diciamo, sul lavoro ma anche per strada, e che è continuato negli anni.